chiunque viva da queste parti conosce il Bazar Panda, che è un capannone gigantesco di cinesi, vende tipica roba cinese, e quasi tutti sono venuti almeno una volta qui, perché c'è un iperdino piuttosto grande e siamo davanti all'autostrada, scusate il casino. È l'uscita Fagnabè prima di Adete, la prossima si entra nella città di Adete, per cui è un posto estremamente comodo, servitissimo da tutto, c'è di fronte, non so se si vede, c'è un benzinaio, c'è la polizia, quindi è sicuro anche, insomma un posto centralissimo, nonostante quello non lo conosce quasi nessuno, ci facciamo un giretto in Vespa. Dite la verità, non l'avevate mai visto questo posto, non sapevate cosa c'era dietro quella salitina, perché Fagnabè Pueblo lo conoscono tutti, sì, per andare a quei due o tre negozi che ci sono giù, per andare all'Iperdino, di più no, bastava fare la salitina. Guardate che carino che è qui, fate un posto con solo quella strada per entrare e uscire, e questo si trasforma in una grande sicurezza. E questo posto ha tra l'altro una storia molto, molto simpatica, perché molto singolare, più che simpatica, perché il proprietario era solo uno che aveva 200, questi dove siamo adesso, 225 ettari di terreno. Non sapete quanti sono 225 ettari? E lui ci coltivava prima i pomodori, poi le banane, il tipico bananeto canario. Bene. Tutti i dipendenti che lavoravano per lui avevano bisogno anche di vivere, e lui gli ha fatto le case. Eccole qua, siamo a Fagnabè Pueblo, ancora oggi abitato soprattutto da canari. Sto parlando della parte vecchia di Fagnabè Pueblo, quella dove siamo adesso. La parte che fino al 2000 non ha mai avuto più di 650 abitanti, quindi parliamo di un posto molto piccolo. È anche carino perché nel tempo, guardate che belle gli alberi in fiore sulla sinistra, che qui avere un po' di verde è già un lusso, eh? Non so se avete visto quelle poche persone in giro, sono canari, si vede. A partire da questo punto c'è invece la parte nuova di questo Fagnabè Pueblo, che è quella costruita a partire dal 2000. Infatti Fagnabè Pueblo fino al 2000 non aveva mai più di 600-650 abitanti, oggi ne ha più di 2000, dove abitano questi qui in questa zona, che è la parte nuova. Come vedete questo è un quartiere dormitorio, per quanto in questo angolino piuttosto elegante, però qui non c'è niente, non... sì, c'è l'Iperdino, che è dove si comprano gli alimentari, due o tre negozi, ma non si può vivere solo qua senza uscire, cioè qui bisogna avere la macchina. Certo c'è un servizio di bus, però se sapete com'è, è sempre meglio avere la macchina. Chi vive a Fagnabè Pueblo? Vive la tipica famiglia o persone che hanno bisogno di un po' più di spazio e non vogliono spendere cifre esagerate giù dove si lavora. Perché dico giù dove si lavora? Perché questo è un quartiere di lavoratori, talvolta anche di un certo livello. Però è un quartiere dove vengono a abitare coloro che lavorano nella parte bassa, non solo Fagnabè, Playa Fagnabè, ma anche tutte le località qui vicino. Quindi a partire dallo Scristiano fino alla Caleta e tutto quello che ci sta in mezzo, qui è tutto vicino. Bisogna avere la macchina perché è tutto vicino, però sono sempre quei 3, 4, 5 chilometri. Qui le case sono belle, sono grandi perché sono comunque state costruite negli ultimi 20 anni, quindi anche tenute, non hanno ancora fatto in tempo ad invecchiare, e sono state costruite
ovviamente con canoni moderni, a differenza di quelli di Fagnabè Pueblo che guardavamo prima, di Fagnabè del vecchio centro che guardavamo prima, e hanno prezzi naturalmente molto inferiori a quelli che si trovano dall'altra parte dell'autostrada, ovviamente, perché il posto è più brutto, perché ha meno vita e perché ci vuole sempre la macchina, eccetera. Qui si trova un appartamento in affitto con due camere a partire da 750 euro, mentre per l'acquisto con 140 già si trova un appartamento con una camera. Più di 250-260 è una cosa piuttosto rara. Sto parlando di appartamenti perché di case praticamente qui non ce ne sono, magari qualche appartamento di lusso però. E con questi prezzi magari uno pensa, sì, con 750, a partire da 750 euro per un affitto me ne vado a San Isidro, a Cabo Blanco, in quei paesi fuori, che costa molto meno, un appartamento del genere ti costa magari 200-300 euro in meno. E no, perché qui siamo molto, molto centrali, perché io spero che la telecamera riesca a mostrare quello che voglio farvi vedere, eh? Rocche del Conde, Torviscas Alto, San Eugenio Alto, fino ad arrivare alla Samerica, se là dietro c'è Los Cristianos, e poi andiamo avanti, e quindi c'è Torviscas Basso, Fagnabè Playa, quindi non dall'altra parte dell'autostrada, da qui saranno 2-3 km, è vicinissimo, il Duque e la Caleta. Quindi qui siamo in una posizione assolutamente centrale. Alex, vivresti qui? No, non vivrei qui perché manca qualsiasi tipo di vita sociale e sarei sempre costretto a muovermi con un mezzo. A me piace invece uscire e andare a piedi in spiaggia, avere un po' di vita intorno, magari non troppa, però no, questo non è assolutamente il posto per me. Verrei qui se ne fossi costretto, se avessi l'esigenza di avere più posto, quindi se avessi, non so, tante automobili, tanti bambini, o avessi la necessità di dover prendere un ufficio grande. Qui per esempio ci sono queste possibilità, però non per vivere normalmente, non con le mie esigenze. Alex, investiresti a Fagnabè Pueblo? Sì, investirei. Investirei negli appartamenti, decisamente sì, sì, molto grande questo, perché ci sono sempre più persone che con l'aumento dei prezzi, a parte adesso con la pandemia, magari sono scesi un pochino, però in generale ci sono sempre più persone che vogliono vivere laggiù, ma non se lo possono permettere, hanno una famiglia, devono essere qui e vogliono evitare di andare in posti lontani, tipo San Isidro, tipo insomma posti dove devi prendere la macchina e farti mezz'ora di macchina tutti i giorni, o comunque perché sono le code quando nei giorni feriali alla mattina in autostrada. Secondo me investire a Fagnabè Pueblo è una cosa fatta bene che può produrre una rendita nel futuro. Sto parlando di rendita affittando l'appartamento a famiglia, affittando la cosiddetta larga temporada, perché qui ci sono alcuni appartamenti affittati a turisti, ma secondo me si crea una rendita più concreta con la larga temporada, quindi gente, famiglie che vivono qui normalmente. Beh, insomma, Fagnabè Pueblo non è la Las Vegas locale, però è un posto molto concreto che merita prendere in considerazione se si vuole vivere, parlo di affittare una casa, con meno soldi che non giù dall'altra parte dell'autostrada, dove gli affitti sono praticamente o quasi il doppio di quelli che bisogna pagare qui. E anche per investire, perché qui i prezzi vanno di pari passo con gli affitti, sono prezzi più bassi, e secondo me nel futuro l'investimento a Fagnabè Pueblo darà molte soddisfazioni.